cresce costantemente l'interesse degli italiani per la chirurgia estetica. Nel passaggio dal 2020 al 2021, secondo il Codacons, gli interventi eseguiti sono aumentati del 30%. E i trattamenti più richiesti, come rilevato dall'Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica, sono quelli che riguardano il viso. La bellezza e la gioventù sono un potere. Quando uno va avanti con il processo di invecchiamento, senti la perdita di questo potere e da lì cominciano ad avere i primi problemi psicologici associati all'invecchiamento. Invecchiare è un po' perdere il potere della bellezza, della gioventù, che è molto importante nella nostra società, in tutte le sfere, professionale, affettive, sociale. Oggi, con lo sviluppo delle tecniche operatorie del lifting e con i risultati ogni volta più naturali, la gente si avvicina di più alla chirurgia estetica. E i dati registrano anche la tendenza a ricorrere alla chirurgia estetica in anticipo rispetto a qualche anno fa. Mentre prima, negli anni 80-90, le persone avevano un po' di paura dei risultati del lifting perché i risultati erano molto innaturali, molto tirati, eccetera, e si avvicinavano a queste tematiche solo un po' più avanti, verso 50-60 anni. Oggi, animati dai bei risultati naturali che abbiamo, le persone si avvicinano ogni volta prima a queste procedure a fine di prolungare il massimo possibile la gioventù. Io credo che non esiste un'età giusta per fare il lifting. Quando sei davanti allo specchio che ti guardi, quell'immagine che tu vedi non ti rappresenta più, è arrivato il momento di intervenire. Per avere un risultato il più possibile naturale ed equilibrato, è importante affidarsi a professionisti esperti che abbiano un'idea corretta di ringiovanimento. Il processo di ringiovanimento facciale deve essere una cosa naturale, è inutile tirare troppo la pelle e i muscoli e non fare diventare la donna più giovane, ma farle diventare una caricatura di una di 30, che non sarà mai possibile fare in realtà. La gente che trova una paziente che ha fatto il lifting per strada, un amico, non deve dire cosa hai fatto, cosa ti è successo, deve dire come stai, bene, sei ringiovanita, sei naturale, quello è il mio obiettivo. Avere un risultato naturale è possibile grazie alle tecniche di intervento moderne profondamente diverse da quelle utilizzate in precedenza. Con gli anni la tecnica del lifting ha subito degli sviluppi molto importanti. Una volta, negli anni 80-90, si preoccupava solo in scolare e tirare la pelle il massimo possibile, perché si sa che dopo un po' di tempo la pelle cede un'altra volta. Allora si tirava la pelle tantissimo e la gente rimaneva con quelle facce naturali. Oggi la tecnica è cambiata, noi facciamo un riposizionamento della muscolatura facciale, ossia riprendiamo i muscoli che sono scesi, che è quello che provoca il viso invecchiato, riposizioniamo tutta la muscolatura al posto di origine e appoggiamo la pelle sulla muscolatura tirata senza fare troppa trazione sulla pelle, e quello è perché i risultati sono più naturali. E questo conferisce anche un risultato più duraturo nel tempo, dove il processo di invecchiamento dopo un lifting continua, ma parte di quel punto. E per ottenere un risultato più naturale è possibile svolgere più interventi nello stesso momento e integrarli con trattamenti di medicina estetica. Un suggerimento che mi sento di dare è che quando uno interviene sul viso, che arriva al punto di pensare di ringiovanire, di fare un intervento chirurgico per ringiovanire, devi fare tutto il possibile in quella seduta. È inutile fare dei mini lifting dove tu tiri una parte e l'altra parte non viene tirata di un modo armonico, di un modo omogeneo. Bisogna intervenire su tutto il viso, sulle tempie, sulla parte media del viso, sul collo e sugli occhi. Così tu hai un ringiovanimento globale del viso, che dove non si vede che c'è una differenza, una parte più tirata o una parte meno tirata, e quello si nota. Bisogna fare una cosa omogenea e appunto naturale. Per esempio questo intervento di facelifting è
quasi sempre associato a blefaroplastica, perché è inutile tirare il viso e lasciare gli occhi invecchiati. Per completare e ridefinire il lavoro si utilizza anche, oltre la parte chirurgica, si utilizza anche la medicina estetica, dove si può fare un po' il contorno delle labbra, piuttosto che un solco più profondo che uno abbia sul viso, che con il facelifting non si riempie. Come scegliere quindi il professionista a cui affidarsi? Quello che mi sento da dire quanto a scelta del professionista, del chirurgo che ti farà questo lavoro, è che bisogna cercare dei chirurghi che ha tante esperienze e che ti fanno vedere lavori reali del prima e dopo, così tu riesci a vedere se è quello che tu cerchi. E mi sento di consigliare di non cercare quelli professionisti che ti cambiano la tua immagine al computer, nel senso di far vedere come tu sarai dopo l'intervento, perché questo non è reale, di quella è solo un'immagine. Piuttosto è uno che ti fa vedere allo specchio come potresti venire, tirando i tuoi muscoli facciali, simulando quello che succede durante l'intervento, e ti fa vedere più o meno come tu verresti, ma il risultato finale si sa solo dopo. Se non conosci nessuno che sia affidato a quello determinato medico, andando su Google e digitando il nome di quello professionista, tu riesci ad avere tante informazioni su di lui e decidere se è la persona certa da affidarsi o no. La sensibilità delle persone verso la chirurgia estetica è in costante crescita, anche grazie al risultato naturale che è possibile ottenere. L'importante, tuttavia, è rivolgersi a un professionista preparato che punti a valorizzare la persona in modo armonico e non a trasformarla.